Amici di Team Vision, buongiorno e benvenuti a Milan Inter. Un saluto da Giovanni Gaudenzi. Arriva il fischio, parte Bonetti, sinistro, e arriva la parata di Giuliani, palla che aveva aggirato la barriera 4. Chiama lo schema. Sono in 5 a saltare per l'Inter, sul secondo palo arriva il tiro e il colpo di testa, il gol, il vantaggio nerazzurro, passa l'Inter al 13° minuto, il colpo di testa sul secondo palo, arriva il vantaggio delle ragazze di Guarino. È stata Katelyn Souza a trovare il primo gol in campionato, a trovare soluzioni in verticale. C'è questo giro dal basso che fatica però a svilupparsi in avanti. Qua Bonetti sceglie Gioia, Gioia al limite, sinistro, il 2-0 nerazzurro, il quarto gol in campionato di Ajaran Gioia. Esplode la gioia dell'Inter, la festa con tutto il gruppo di Rita Guarino, una botta di sinistro sotto l'incrocio, il raddoppio nerazzurro di Ajaran Gioia con il 33 sulle spalle. E con un sinistro al bacio che si spegne sotto l'incrocio dei pali, non ci può arrivare Giuliani. Invocata dal pubblico nerazzurro. Arriva Sostevold, da lì può anche calciare. Sceglie l'appoggio per Pandini. Bonetti. Prova a passare con il mancino, poi con il destro. La soluzione al centro, Cagioni, la chiusura decisiva di Giuliani. Occasione per il 3-0 dell'Inter. Braccio destro alzato. Scattore alla mezz'ora. Il calcio d'angolo, l'uscita, palla che rimane lì, una mischia, altro calcio d'angolo per l'Inter, che qui attenzione, aveva chiamato anche un calcio di rigore, sarà calcio di rigore per l'Inter, attenzione al minuto numero 30, il rigore per l'Inter, ha chiamato un fallo di mano Carella su segnalazione del guardaline. Del primo calcio d'angolo nerazzurro è arrivato il gol dell'1-0, dal secondo questo calcio di rigore, rivediamo l'uscita, palla che rimane lì. Cagioni contro Giuliani, il fischio di Carella, parte Cagioni, il tocco sotto, 3-0 Inter con il cucchiaio, la francese mette la terza, la squadra di Guarino, 3-0 nerazzurro. Che inizio di derby, che prima mezz'ora per l'Inter, chi l'avrebbe detto. Il calcio di rigore di Cagioni con il cucchiaio fa 3-0, il tocco sotto sbagliato, quindi Andersen vuole Giacinti, anticipata, poi Tomà, Tomà va da Giacinti, Giacinti cerca il destro, Giacinti, la parata, arriva Tomà con la ribattuta, poi c'è anche il colpo di Sostenveld. Grimshaw cerca in profondità Giacinti, trovata, passa Giacinti, 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 traversa, palla che rimane lì, non è finita, il destro murato di Bergamaschi. Bergamaschi vuole la palla al centro, arriva la palla invece a Giacinti, Giacinti, sinistro, la respinta di Durante, non è finita, arriva il colpo di testa, palla che rimane sulla linea, ancora Durante, occasione per il Milan. Arnaldo tira in anticipo, due volte, perde palla, allora Polli. Mette in movimento Bonetti, tocco di prima di Bonetti, si è inserita senza palla Simonetti, Simonetti, la finta, Simonetti, palla che rimane lì sul tocco di Giuliani, ancora Simonetti con il destro, la palla fuori. Ci riprova il Milan con questo lancio di Andersen, in profondità c'è Giacinti, Giacinti in aria, Giacinti, il tocco sotto, Giacinti va giù, palla fuori. Occasione per l'Inter, occasione per il Milan, quando strappa una squadra strappa anche l'altra. Per il Milan con Bergamaschi, Tomà restituisce palla all'Inter e su questo gesto di fair play si chiude il derby della 10ª giornata. L'ha vinto l'Inter, l'ha vinto per 3-0, un successo storico per la squadra di Rita Guarino.